Raga, bentornati in nuovo video sul transfer degli outfit senza cancellare il PG, senza perdere outfit, senza creatore. Unico requisito fondamentale è il salvataggio moddato del Money Freeze che vedete a schermo del supereroe o il salvataggio moddato del Money Freeze con Patricia. Requisito fondamentale quindi è avere Save Wizard a pagamento e il salvataggio moddato del Money Freeze. Partendo da qui, ragazzi, semplicemente ce ne andiamo online in una sessione solo inviti. Buonati online, ragazzi. In questo caso il mio primo PG è uomo, ma se fosse stato donna sarebbe stato indifferente, solamente per una cosa: i transfer glitch vanno fatti sempre con i PG invertiti. Quindi se partite con l'uomo il secondo PG dovrà essere donna, se partite con la donna il secondo PG dovrà essere uomo. In questo caso io parto con l'uomo, quindi come secondo PG ho la donna. Una volta online semplicemente vado a cambiarmi personaggio e a selezionare il secondo PG donna. Se non ce l'avete, ragazzi, ve lo create senza problemi. Quindi se ancora non avete il secondo PG creato, ve lo create. Come detto, da qui selezioniamo il personaggio donna e con X andiamo online. Sponeremo in pubblica. Una volta online con la donna, ragazzi, semplicemente torniamo in storia. Dalla storia carichiamo il salvataggio moddato del Money Freeze. Una volta qui, ragazzi, andiamo online, questa volta col personaggio donna. Semplicemente dall'online torniamo alla storia e facciamo, ci prepariamo a fare il Money Freeze. In storia, ragazzi, ci chiamiamo un taxi o comunque andiamo a mangiare il peyote, esattamente come nel Money Freeze. Mangiamo il peyote, aspettiamo l'allucinazione. Quando saremo animali, basterà tenere premuta freccetta a destra, come leggete in alto a sinistra, per far terminare l'allucinazione. Questa schermata buggata, raga. Option. Online. Gioca GTA Online, sessione solo inviti.
Una volta online, ragazzi, option, online, cambia personaggio. Andiamo a cambiare il personaggio col PG maschio, in questo caso. È indifferente se partite con la femmina o col maschio, l'importante è che il personaggio su cui preparate Emerge deve essere del sesso opposto rispetto a quello su cui volete mergiare gli outfit. Quindi se io parto col maschio, in questo caso, su cui voglio mergiare gli outfit, PG2 dovrà essere donna. Viceversa, se parto con la donna, il PG2 dovrà essere maschio. In questo caso io, ragazzi, vado a selezionare il PG maschio. Cosa mi aspetto da questa cosa? Un caricamento abbastanza lungo, 2-3 minuti, sulle nuvole. Dopodiché mi darà un errore e mi butterà in storia, mi rimanderà nella storia. Ah, io vi taglio la clip perché 2-3 minuti di nuvole ve le risparmio. Ci vediamo all'errore. Ok, ragazzi, questo è l'errore che ci aspettiamo dopo la schermata di caricamento bella lunghetta. Tempo per trovare la sessione è scaduto e ci rimanda in storia. Ritorna a Grand Theft Auto, noi premiamo su X continua. Torneremo nella storia. Una volta in storia, ragazzi, dobbiamo chiudere GTA e riavviarlo resettando le cache. Chiudi applicazione, la chiudiamo e la riavviamo. Come si resettano le cache? Aspettiamo che sparisce la bionda e cominciamo a premere R1 e L1, spammandoli durante tutta questa schermata con le stelline. Spammate L1 e R1 fino al termine di questo video. Qua potete smettere di spammare i tasti. Ora, se tutto è andato bene e abbiamo resettato le cache, la schermata che dovremmo ottenere sarà quella della calibrazione dello schermo, cioè quella schermata grigia, questa. Se vi appare questa, vuol dire che avete resettato correttamente le cache. Non cancellate nulla, semplicemente pulite le cache della Play e resettate semplicemente le impostazioni che avete sulla Play. Più avanti vi farò vedere di cosa parlo. Nel frattempo questo lo accettiamo con X. Ci vediamo quando siamo in storia. Eccoci, ragazzi. Le impostazioni di cui vi parlavo prima sono queste, ragazzi. L'audio, volume degli effetti, volume altoparlante del controller, i comandi, mira assistita, mira manuale, l'autosalvataggio. Comunque, una volta che l'avete sistemato così, più o meno ci siamo. Niente di che, di particolare. Non perdete nulla né nell'online né nella storia. Quando siamo qui, ragazzi, semplicemente andiamo online. Sessione sulla Invidi. A questo punto, ragazzi, spawnati online, spawneremo con gli outfit dell'uomo e non ci resta che andare a prepararci i merge. Vi lascio alla clip, ci sentiamo a fine preparativi. Andiamo innanzitutto ad indossare completi standard la cica, a cui tramite menu interazione togliamo gli accessori, in questo caso gli orecchini. Adesso, ragazzi, io vi lascio la clip per prepararvi alcuni merge e ci sentiamo a fine video. Buon divertimento.
fashion, buying clothes in person rather than online. Rather you than me. There you are, go crazy. All I seem to do is cover the shifts of girls who've been sacked for getting too fat. The sizes run small if you want to avoid getting depressed. I don't know why I even bother. I barely make enough to buy weed, let alone pay rent. Why does someone always come in just when I'm about to take a break? There you go.
just have the sizes on the rack, so don't bother asking. Buying clothes in person rather than online. Hope you don't regret it. It feels like this shift is never going to end. No exchanges, did I mention that? Allora, eccoci ragazzi, ci siamo preparati qualche merge. Ovviamente raga, i merge che prepareremo non li andremo a sovrascrivere agli outfit dell'uomo. Useremo gli slot liberi sull'uomo. Noi quando spawneremo online con la donna vedremo anche gli slot occupati dagli outfit dell'uomo. In questo caso 2 e 1. Manca l'outfit che ha indosso l'uomo, ma quello appena spawniamo online con l'uomo lo salviamo e ce lo rimettiamo al suo posto. Quindi ovviamente posto 2 e 3 occupati sull'uomo, io mi vado a utilizzare gli slot liberi sull'uomo. Fatto questo ragazzi, usciamo dal negozio, ci cambiamo un accessorio, sforziamo il salvataggio e ci uccidiamo.
rotellina gialla in basso a destra, meno interazione, ucciditi. Dopodiché, option online, cambia personaggio e torniamo sull'uomo. Da qui, ragazzi, passiamo di nuovo sull'uomo. X, andiamo online. Una volta online con l'uomo, torniamo in storia. Una volta in storia, ragazzi, andiamo a ricaricare il salvataggio ho dato del Money Freeze. Raga, non sottovalutate questo passaggio, non fate no, io non mi serve, non lo ricarico. Se non ricarichi, non ricaricate il salvataggio ho dato ogni volta che lo vedete nel video come lo faccio io, non vi trasferisce gli outfit. Quindi fate quello che vedete nel video, non cercate di abbreviare scorciatoie. Il modo più veloce è questo, lo state facendo insieme a me. Ci carichiamo salvataggio moddato. Salvataggio caricato e andiamo online, sessione sulla invidi. Una volta online, di nuovo torniamo in storia e ci andiamo a fare il money freeze, questa volta col maschio. In storia andiamo a mangiare il peyote per il money freeze. Io ci vado col taxi, voi ragazzi andateci come preferite, o col veicolo del cittadino, pure chiamato taxi come me. Comunque dobbiamo andare a mangiare il peyote del money freeze. Mangiamo il peyote, animazione, teniamo premuto freccetta a destra appena siamo animali per far terminare l'allucinazione. C'è scritto anche in alto a sinistra nella schermata buggata, ragazzi, questa qui, option online, gioca GTA online, sessione sulla invidi. Bonati online, ragazzi. Prima cosa che dovete fare è iscrivervi al canale, mettere like, condividere e entrare nel gruppo Telegram che trovate in descrizione al video. Mi raccomando, a parte gli scherzi, dobbiamo controllare se siamo in money freeze. Quindi meno interazione, inventario, andiamo a comprare munizioni e vediamo se non ci scala i soldi. Perfetto, siamo in money freeze. A questo punto, ragazzi, andiamo su option online, cambia personaggio. Ragazzi, ora selezioneremo il personaggio femmina e lo manderemo online. Cosa ci aspettiamo? Che dopo un bel caricamento di 2-3 minuti ci dà un errore e ci riporta in storia. Quello è quello che ci serve. E da qui, ragazzi, selezioniamo la donna, facciamo X. Ci porterà online, ma questa volta dopo un bel caricamento, raga, quindi abbiate pazienza, vi dà l'errore e adesso vedrete insieme a me. Eccolo, ragazzi, questo è l'errore che vi dovrà dare e ve lo darà sicuramente se avete il salvataggio moddato del Money Freeze. Ripeto, questo glitch funziona, questo transfer glitch funziona solo col salvataggio moddato del Money Freeze.
Questo è l'errore che dovrete ricevere una volta che avete fatto cambia personaggio in durante il Money Freeze. Lo accettate e vi ributta in storia. Una volta in storia, raga, semplicemente chiudete il gioco. Lo riavviate resettando le cache. Come si resettano le cache? Semplicemente avvio GTA. Aspetto la bionda. Appena va via la bionda, comincia a spammare, premere tante volte i tasti R1 e L1. Lo sentite? Spero dal microfono. Spammate L1 e R1 fino a quando non finisce questa animazione. Se avete resettato correttamente le cache, qui a questo punto potete smettere di premere R1 e L1. Se avete resettato correttamente le cache, il messaggio che vi dovrà uscire sarà il messaggio di calibrazione dello schermo. Adesso vedremo insieme. Questo qua, ragazzi, questo è la schermata che vi deve uscire quando resettate le cache. E non fate altro che a confermarla con X. Quello è l'input che avete resettato correttamente le cache di GTA. E non cancellate nulla. Ragazzi, eccoci di nuovo qui, punto di partenza. Da qui, ragazzi, semplicemente option online, gioca GTA online, pressione sulle inviti, ragazzi, spawnati online avremo sia i nostri outfit che quelli del PG femmina, cioè i merch che ci siamo preparati. Ci risalviamo quello indosso, che è l'unico che ci ha cancellato, ma avendolo indosso lo possiamo risalvare. Raga, questi sono gli outfit che avevo io sull'uomo. Questi sono i merge della donna. Adesso non ci resta che preparare il PG per ogni merge nello sbirro corrotto. Vi lascio ovviamente la clip in fondo al video.